Titolare dell'Emporio Sicurtà di Via Rassica 22 a Lonato, la strada che collega Lonato a Castiglione delle Stiviere. Passando presenta di nuovo negli studi di Tempo Radio Germano Sicurtà. Buongiorno, bentornato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori ed è con piacere che come sempre riesco ad arrivare. È riuscito ad arrivare. Leggermente in ritardo, ma purtroppo ero su un giardino a sistemare un elettrovalvole, una sostituzione di programmatore, quindi sono allungati poi i tempi, nonostante capita, alle 7 capita. Ero già in cantiere, diciamo, tra virgolette, ma purtroppo capita ai lavoratori gli imprevisti. Infatti. Allora, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare, ricordo solo una coordinata così andiamo via veloci, per mandare sms e messaggi WhatsApp 348-3188-339. Allora, cominciamo col parlare del tempo, visto che pioggia, che freddo, vento... gelo, cappottoni, non ci sono più termini, acqua. Abbiamo esaurito veramente il vocabolario per definire questa stagione infernale, senz'altro. Siccitosa non è ancora un termine adatto, e veramente si prospetta una tragedia se nell'arco di 7-10 giorni non arriva l'acqua, in sintesi. Ecco, questo in poche parole è la sostanza dei fatti, sia in agricoltura e... si comincia ad aver paura anche per i nostri giardini, in sintesi, ecco, che comincino a limitare l'utilizzo dell'acqua potabile all'interno dei giardini. In alcuni comuni già c'è questa limitazione. Qualcuno già ha cominciato, qualche ordinanza, adesso un po' di voci che si rincorrono, e da lì, come ho sempre detto, il risparmio idrico, l'irrigazione fatta correttamente, l'acqua non sprecata, l'acqua uniforme. E diciamo che adesso arrivano tutti anche i nodi al pettine in questo senso, poi ci addentreremo nella materia in un secondo tempo in questa trasmissione, però la sostanza è che veramente l'Italia ha sete. Ecco, questo... l'Italia ha sete, esatto. Tra l'altro di più proprio la pianura padana, proprio noi normalmente facciamo il discorso, lo chiamiamo bollettino meteo, cioè cosa fare nel giardino in questo periodo in base alle condizioni meteo, però le volevo chiedere, visto che lei ha detto appunto irrigazione, c'è l'irrigazione a goccia e all'Emporio Sicurtà voi progettate e realizzate impianti automatici di irrigazione. È diventato un ramo d'azienda molto importante che ha acquisito un suo valore anche dal punto di vista proprio finanziario, che mi piace, mi stimola e mi dà veramente soddisfazioni, ecco, anche perché poi noi uniamo la teoria alla pratica, siamo in condizione appunto di progettarlo, di darvi consulenza tecnica in sede, consulenza tecnica sul posto, risolvere varie problematiche legate a impianti purtroppo magari che vengono fatti in maniera abbastanza approssimativa o poco curati o non funzionanti o mai verificati, perché bene o male il verde c'era, ogni tanto pioveva, quindi non si era mai notato niente di strano. Adesso se l'acqua non è uniforme, adesso se i tempi sono così approssimativi dei programmatori, se c'è qualche perdita, che l'impianto non funziona correttamente, i nodi, come si dice, vengono veramente al pettine. Si comincia a vedere le chiazze di secco. Escluderei che siano malattie fungine, perché praticamente con questa siccità è quasi fungine. Impossibile. È difficilissimo, perlomeno salvo su prati nuovi appena seminati. Quindi oggi posso tranquillamente affermare che nel momento in cui vedete le chiazze gialle potete verificare tranquillamente con la vostra trapiantatore palettina, in quei punti l'acqua non arriva o ne arriva poca. È secco più che... E anche negli impianti realizzati perfettamente i tempi vanno aumentati decisamente, perché comunque c'è questo depauperamento a causa anche del sole e del vento caldo che soffia, e quindi oltre a quello che beve, diciamo, il prato, se lo evapora anche il clima. Quindi sicuramente i tempi di irrigazione vanno regolati correttamente. Ecco, anche perché quello che dice è sacrosanto, cioè ieri stavo guardando la direzione del vento, non avevo con me la bussola, ma se non era sud era da sud-ovest, comunque è un vento caldo quello che arriva. Sono venti, sembra di essere nel Sahara praticamente, qui la famosa desertificazione di cui si parlava anni e anni fa. Se andiamo avanti questo passo... Solo che un tempo i venti da sud portavano pioggia, qui... adesso siamo veramente a venti secchi. Sì. E da lì ne viene che poi noi installiamo, o come vendiamo, privato e professionista, a cui tutti e due facciamo, ripeto, assistenza, consigliamo e diamo le indicazioni corrette, anche sulla scelta dei programmatori, perché ci sono programmatori oggi molto evoluti che ti permettono di
seguire anche in tutto il mondo, perché ormai si connettono a internet, hanno una connessione wifi, nel momento in cui sono connessi appunto a internet li si può gestire a tutto il mondo, e danno anche una serie di allarmi molto importanti, perché viene montato anche un contalitri che misura le portate. Nel momento in cui ci sono delle variazioni, questo manda degli avvisi sull'applicazione del cellulare che ormai abbiamo tutti in tasca e sono tutti smartphone, e si può verificare immediatamente se ci sono delle anomalie, anche addirittura nel non funzionamento, nel non collegamento a internet. Quindi non si rischia più neanche di trovare le sorprese, soprattutto per quelli che magari hanno la seconda casa sul lago. Chi ha la seconda casa sul lago ci va una volta a settimana. Se l'impianto si ferma, perde o non funziona il martedì, quando arriva può trovare allagato, può trovare alcune zone, come si definiscono, asciutte o completamente tutto secco, perché non c'è niente che lo avvisa, salvo eventualmente un giardiniere che va a tagliare l'erba, sempre che ci sia, o il vicino che si accorge. E a volte è tardi, quindi ti costringe anche a rifarlo il prato, con dei costi abbastanza elevati. Allora, fermiamoci un attimino con Germano Sigurtà, titolare dell'Impero Sigurtà di Via Rassica 22 a Lonato. Ci troviamo tra un paio di minuti. Germano Sigurtà, titolare dell'Impero Sigurtà di Via Rassica a Lonato, negli studi Tempo Radio, filo diretto, seconda parte. Allora, parlavamo appunto del caldo, della siccità, eccetera, di cosa fare, cerchiamo di intervenire per tempo, quindi fateli questi impianti di irrigazione. Se avete una seconda casa, chi ci sta ascoltando, non solo a Brescia, c'è una seconda casa a Desenzano, a Sirmione, a Padenghe, quello che è, se lo faccio l'impianto di irrigazione automatico, perché altrimenti dice si rischia di dover rifare tutto il prato, sì, e a costa. Settembre o rigenerazioni e quindi con dei costi aggiuntivi che si potrebbe tranquillamente evitare, e godendosi il proprio prato, in sintesi, ecco. Certo, altri sistemi sono le goccialanti. I goccialanti li usiamo ormai da tutte le parti, perché comunque sono la soluzione eccellente per le piante, ma in alcuni casi anche per i tappeti erbosi. Abbiamo fatto degli impianti con la subirrigazione, si chiama, andiamo a stendere una gocciolante speciale fatta apposta sotto il prato. Si fa quando abbiamo troppa roba sopra, lettini, sdraio, gazebi, o comunque non vogliamo avere acqua di superficie e bagnare magari vetrate che con un colpo d'aria potrebbero spostare l'acqua degli irrigatori e via dicendo. E in questa maniera sicuramente risparmiamo acqua, perché la diamo da sotto, e quindi stava raccontando 10 centimetri da sottoterra, quindi la cosa è questo vale, e si può accendere quando si vuole, perché la gocciolante non ha un orario come gli irrigatori di superficie, che è meglio irrigare alle 6 della mattina, ecco un'altra perché non va a bruciare. La domanda ricorrente è: quando devo irrigare? Devo irrigare la mattina alle 6, o comunque che il ciclo di irrigazione finisca massimo per le 7:30 della mattina, certo. Non a mezzanotte, non alle 10 di sera, perché comunque il prato rimane bagnato tutta la notte e rischiamo che poi si ammali veramente. L'altra domanda ricorrente: devo concimare il prato d'estate, o meglio, io non concimo il prato d'estate perché fa caldo e si brucia. Non è assolutamente vero, o meglio, se utilizziamo concimi a lenta cessione con un titolo, con un contenuto adatto a quella che è l'estate, quindi bilanciato per l'estate, si può utilizzare con tutta tranquillità. In lenta cessione cedono in proporzione all'acqua che arriva, quindi nel momento in cui c'è poca acqua cedono meno concime, quindi rischiamo comunque sempre meno le bruciature rispetto a altri tipi di concimi. E vi ricordo che la stagione si sono allungate almeno di un paio di mesi, quindi dalle 3 concimazioni consigliate siamo arrivati anche alla 5ª concimazione, proprio perché iniziamo a sfalciare a marzo e finiamo a ottobre inoltrato. Certo. Quindi i due mesi e mezzo di intervallo tra una concimazione e l'altra sono consigliati, perché il prato rimane più robusto, il prato si infittisce, il prato è più competitivo rispetto agli infestanti, i semi che cadono anche dal cielo comunque, se il prato è chiuso, bello fitto, fanno molta fatica a radicare e a prendere vita, quindi vi risparmi anche quelli che sono i famosi diserbi selettivi che noi abbiamo, che vi diamo quando vi servono, eccetera eccetera. Quindi è una radicazione molto più profonda. Ecco, si consiglia sempre comunque un taglio non inferiore ai 5-6 cm, soprattutto d'estate, perché è scientificamente provato che 6 cm sopra corrispondono a circa 6-7 cm di radice. Certo. Più radice abbiamo e più abbiamo spazio di assorbimento degli elementi nutritivi e anche assorbimento della nostra acqua, tornando al discorso del risparmio idrico. I cardini sono l'acqua distribuita uniformemente e nei tempi giusti, la quantità giusta, senza sprecare,
la concimazione e eventualmente poi il taglio. Sono i tre cardini per avere un prato il più, diciamo, sano e robusto possibile. Allora, io le leggerei messaggi perché ho già dato una rapida occhiata, ho visto che ci fa parlare dei diversi argomenti, perché all'Empresa Sicurtà, come si è capito sicuramente, si fanno impianti di irrigazione anche a goccia eccetera eccetera, ma ci sono anche tutti gli attrezzi per il giardinaggio, ma c'è tutta l'attrezzatura per tenere i cani, i gatti eccetera, ma ci sono anche gli alimenti per i cani e i gatti, ma ci sono anche gli acquari, ci sono anche i pesci, ci sono anche, quindi c'è veramente tanto proprio all'Empresa Sicurtà. Possiamo dire, giusto, che ci manca praticamente solo la parte a motore, nel senso attrezzatura a motore, perché non avendo l'officina per fare assistenza e anche gli spazi veramente, però per il resto, per quanto riguarda il lobby, il giardinaggio, ci siamo. Però avete le motozappe, le seghe elettriche, le seghe a motore, motozappe noleggio, abbiamo noleggio delle motozappe. Allora, dunque, Germano, finalmente sei tornato per dindirindina. Grazie all'ascoltatore. Allora, finalmente ci sono riuscito. Dunque, ascolta, il tronco e i rami del pruno hanno bozzoli strani, dice. I tronchi e i rami del pruno hanno bozzoli strani. Che faccio? Faccio una foto e vengo? Sì, assolutamente sì. Si può fare? Sì. Ecco, appunto, che quello, sì. Anche questa perché, è... ecco, diciamolo, perché per esempio l'Emporio Sicurtà è uno dei pochi luoghi della zona dove il signor Sicurtà, che sta parlando qua, che è il titolare, dove il titolare ha il patentino, chiamiamolo così, per dare i fitofarmaci. I fitofarmaci. Che non sono così, insomma, pane e Nutella, cioè sono qualche cosa che va saputo dare. Assolutamente sì, e con le debite informazioni e indicazioni precise anche per la vostra sicurezza personale, diciamo, e terzi. Nel momento in cui utilizzate questi fitofarmaci, sicuramente non è acqua fresca, come giustamente dicevi, diciamo, ecco. Poi altro messaggio: lei ha le pipette, quelle contro i parassiti, quindi sicuramente cani e gatti, e il collare bianco contro la leishmaniosi. Assolutamente sì, ce li ha, quindi anche, ecco, cani, gatti, appunto, abbiamo detto, non solo alimenti ma anche attrezzatura, appunto. Poi, come si fa con l'invasione dei piccioni? Avete qualche repellente per piccioni? Il piccione è una problematica non indifferente, lì diciamo va valutato caso per caso, nel senso che cosa possiamo fare, dai dissuasori con quegli spuntoni in acciaio sulle travi al ci sono gli ultrasuoni, il piccione passa, la fotocellula lo rileva, emette un ultrasuono, un segnale luminoso, che la fastidia il piccione, però il problema è che non è silenzioso, il problema è che potrebbe disturbare anche il vicinato, quindi a seconda della problematica vediamo, troviamo la soluzione di come risolverla, in sintesi, certo. Ecco. Mosche allonato, sicurezza che fum, è un disastro, quest'anno non solo allonato, erano anni che non c'era un'invasione di questo genere, la spiegazione non si sa, qualcuno dava colpa ai fanghi, qualcuno dava colpa, ma poi non ci sono neanche mucchi di letame degli agricoltori sparsi per i campi, non c'è più niente, è tutto pulito, quindi perché comunque la mosca ha bisogno di vivere sulla cacca, scusate il termine, ma e nasce lì la larva, per cui gli agricoltori sono in netto calo, gli animali che è il motivo perché sono abbastanza detestabili, perché stanno lì e poi dopo vanno sul pane che mangi anche, esattamente, poi insomma sono molto fastidiosi, eccetera, sì, ecco, perché per quanto riguarda la soluzione, noi prodotti, quindi gli insetticidi che apro parentesi sono libera vendita, non sono soggetti a patentino, non sono soggetti a nessun tipo di vincolo per il momento, sempre come i topicidi del resto, per cui possiamo darveli sempre con le indicazioni, sempre con tutte le debite precauzioni e con i loro contenuti, le fanno morire e le tengono anche lontane, ecco. Quindi abbiamo un effetto repellente anche abbattente con questi insetticidi. Magari poi il prossimo giro ne parliamo più approfonditamente, ma comunque, e questo, ecco, gli stessi prodotti vanno bene anche per le zanzare, moscerini, farfalle, farfalline, ed eventualmente in concentrazioni più elevate anche
per scarafaggi e comunque insetti striscianti e via dicendo, che possiamo trovarci purtroppo magari. Le leggo un paio di messaggi alla volta adesso. Abbiamo strane cimici e siamo pieni, dice un messaggio, dice anche lì, non so, no, dice abito a Rodenti, però non so dove sia. Germano, faccia scorta di legna e pellet, che l'autunno prossimo vedrà che ci fa aumentare ancora i prezzi di tutto. Beh, speriamo di no. E purtroppo lì un tasto, però, anche lì, magari nella prossima trasmissione ne parliamo, se riusciamo a avere un po' l'idea, ma tecnicamente è praticamente impossibile far scorta, perché non arriva. Infatti quello non sta arrivando, ci sono dei prezzi indicativi, ma comunque non arriva. Chiedono se i cani soffrono il caldo, perché adesso il mio figlio non vuole uscire. Assolutamente sì, il cane peggio di noi. Ecco, magari slanarlo un pochettino, togliergli, se è un pelo lungo, si può anche pensare dargli una toalettatina, una corsettina al pelo, o ci sono gli slanatori, come si chiamano, che sono del tipo spazzole con degli spuntoni, che sembrerebbe una cosa assurda, tipo sega tra virgolette, che slanano, che tolgono il sottopelo, che quello tiene caldo, diamo un po' di refrigerio. Abbiamo anche i materassini refrigeranti. Io sinceramente, quando li ho visti, ho sorriso, dire la verità, nonostante le abbia viste un po' tutte nel campo del pet, ma in realtà funzionano. Non funzionano per l'uomo, purtroppo, che è già collaudati. Oppure, altra cosa che si può fare è farvi fare dalle prosegurità un laghetto con tanto di pesce e poi il cane ci va dentro. Si tuffa il cane a pescare i pesci. Potrebbe essere un'idea. Sì. Avevo pensato a questa cosa, ma comunque un laghetto si può fare. Ci sono abbastanza grandi, per cui se vogliamo... si tuffino sempre che piaccia a loro, chiaramente. Infatti, dobbiamo cambiare modo di irrigare per risparmiare acqua. Sì, quello di cui abbiamo parlato. Assolutamente sì. Allora, signor Sicurtà, dobbiamo vietare l'acqua nelle piscine per irrigare agricoltura. Lei che ne pensa? In linea di massima, mi sa che ormai le piscine qua le hanno già riempite tutte, quindi i buoi sono già scappati. Però le posso dire che ci sono zone, per esempio del lago di Garda, del Medio Garda, per esempio, dalle parti di Tremosine, eccetera, dove per buona parte del giorno non arriva l'acqua nel rubinetto, perché rimboccano, diciamo così, le piscine, rabboccano le piscine. Beh, un tasso di evapotraspirazione c'è, quindi effettivamente un po' di acqua per allora rabboccarle. Altro messaggio, scusi, il mio gatto persiano vomita il pelo, acqua è il prodotto che lo fa, insomma, eliminare per vie naturali, diciamo così, insomma. Assolutamente sì. Sì, va sì, bene. La pasta per i bolli del gatto. Del gatto. Germano, impianti di irrigazione a goccia bene, ma devi insegnare come piantare l'orto. Fa consulenze? Vabbè, assolutamente sì. L'orto è una di quelle cose che è la mia passione, anche se non ho materialmente il tempo di curare il mio, praticamente, ma questo è il famoso scarpolino che va in giro per esatto, le tutte. Esatto. Però sì, assolutamente, la tecnica di irrigazione, risparmio acqua, la consociazione, la rotazione, sono tutte cose che noi insegniamo. Io anche i miei collaboratori sono molto diciamo ferrati su quello. Allora, lei dà i fitofarmaci, sì, abbiamo detto che è uno dei pochissimi in zona che hanno il patentino per darlo, sì. Il dispensatore di cibo a tempo per l'acquario, quanto dura, le chiedono anche, non so se ma un serbatoio abbastanza capiente, un acquario medio dai 15 ai 20 giorni, perché comunque si utilizzano i granuli che sono molto, diciamo, concentrati, okay, piccoli, per cui tranquillamente 15 giorni, insomma, ecco, poi dipende quanti pesci sono, certo, è la dimensione, ecco. Le leggo tutti i messaggi. Allora, sicurtà, se vietano l'acqua per l'orto come faccio, chiede Antonio, ma irrigare a goccia il prato si potrebbe per risparmiare acqua? E poi chiedono se ha cesoie elettroassistite, insomma, che funzionano. Assolutamente sì, ne abbiamo una gamma, stiamo incrementando la gamma, quindi dandovi la possibilità di comprare un forbice a batteria anche a costi, diciamo, accessibili a un privato e anche per i professionisti, chiaramente, ecco. Allora, irrigazione a goccia per Antonio, dice, se vietano l'acqua per l'orto come faccio? Irrigazione a goccia, e dicevano anche, c'è anche per il prato anche. Assolutamente sì, ecco, è chiaro che va fatto prima di fare il prato, farlo a prato eseguito sarebbe un pochettino devastante per un prato, comunque si dovrebbe fare in settembre, in maniera che poi dopo si abbia il tempo di ripristinare tutta la superficie e in maniera che si rinfittisca per l'anno successivo. È chiaro che ha un costo più elevato che fare l'acqua, certo, fare la superficie, in sintesi, ecco. Allora, siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Germano Sicurtà, titolare dell'Emporio Sicurtà di Via Rassica numero 22 a Lonato, la strada che collega Lonato a Casiglione passando per Esenta. Ci dà il numero di telefono, 030 913 05 21. Grazie a voi e buona giornata. Grazie.